Akiko e il palloncino, Komako Sakai, Baba Libri. Un giorno Akiko riceve da un negoziante un palloncino e per non farlo volare via, il negoziante lega il palloncino al dito di Akiko. Ciao a tutti, mi presento, sono Fabiola e ho una libreria itinerante che si chiama ovviamente Fabiolandia, quindi sono bio nel nome, bio nell'avvicinare i bambini alla lettura. Da sempre questa è la mia mission, ma i bambini hanno bisogno di belle storie, di grandi autori, di grandi illustratori e quindi io lavoro esclusivamente con case editrici indipendenti che hanno proprio a cuore la crescita appunto emozionale in tutti i sensi dei bambini. E quindi vi racconto un attimino che case rappresento. Oggi in modo particolare sono qui esclusivamente con Baba Libri, casa che adoro, casa che lo scorso anno ha festeggiato i 20 anni di attività. È una casa appunto con grandi autori, ricordiamo per esempio tra questi Komako Sakai, Emile Jadul, abbiamo il nostro Leo Leoni in tutta la sua bellezza, le storie appunto divertenti, Mario Ramos, il Lupi Lupetti Lupacci, insomma albi silenziosi. Sono poi usciti già da un paio di anni, è uscita la collana Super Baba, leggere per diventare grandi, eccola, la troviamo. La particolarità di questa poi collana che alla fine ha un dossier pedagogico per scaricare giochi e attività. Sono libri che ci emozionano e poi affinché i libri arrivino ovunque, tutte le case e possano anche essere appunto leggeri e maneggevoli nel trasporto, ecco a voi signori la sacca Baba Boom, libri per tutte le tasche, si presentano nell'edizione flessibile, leggera, eccola, leggera anche nel prezzo, ragazzi, 5,80 un gelato e mezzo. E allora il consiglio è sempre un buon libro, case editrici che aderiscono al progetto, come siamo qui oggi tutti al Parco dei Nati per leggere, alla rassegna della microeditoria. E allora eccoci qui, leggere tutto il cervello, e ora che aspettate, Fabiolandia, mettete un pollicione in su, libreria itinerante, Fabiolandia, grazie, ciao a tutti, vi aspetto, un bacio.